con la speranza nel cuore per non lasciare nessuno indietro. Questo è lo spirito con cui nei giorni 2 e 3 dicembre Casa Rosetta terrà presso l'ex rifugio in salita Matteotti al Canda Municipio un doppio appuntamento in cui gli operatori e gli utenti del centro di riabilitazione neuropsicomotoria Villa San Giuseppe celebreranno contemporaneamente la giornata internazionale delle persone con disabilità e l'ultima tappa del progetto Verde Comune finanziato dal Comune. La giornata simbolica tende anche a far ricordare quanto la diversità possa essere una forma di arricchimento della società. Nelle due giornate sarà possibile assistere a laboratori a cielo aperto, caratterizzando le attività riabilitative. Un'altra attività molto speciale vedrà partecipare il gruppo Quipedi Rifora, Josephine Giadone, Bruno Sari e Ausilia Martorana, che coinvolgerà tutti i ragazzi del centro diurno in una danza emozionale, i cui movimenti armonici si fonderanno in uno spettacolo simbolo dell'integrazione sociale e culturale. Oggi è la giornata internazionale di sensibilizzazione del disabile. Casa Rosetta da 35 anni circa si occupa di disabilità e da sempre, da quando è stata istituita questa giornata, ha partecipato nel territorio proprio per la sensibilizzazione. Oggi sono coinvolte le scuole, vedere coinvolto le istituzioni sono presenti, le istituzioni sono presenti i ragazzi delle scuole e dunque sembra proprio avere un ottimo risultato relativamente proprio alla sensibilizzazione.